3 settembre 1982. Il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, esce con la moglie, Emanuela Setti Carraro, per recarsi a cena. Utilizza la sua A112 bianca. L'agente di polizia Domenico Russo scorterà la coppia su un'alfetta. Alla guida c'è la signora, il prefetto al suo fianco. In via Carini, in pieno centro a Palermo, un comando mafioso affianca la A112. Una sventagliata di Kalashnikov, prima contro Emanuela, poi contro il prefetto. L'agente russo non fa in tempo ad estrarre la sua arma. Viene ucciso anche lui. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale che aveva sconfitto il terrorismo brigatista e già anni prima aveva inferto duri colpi alla criminalità organizzata. Un uomo, un generale, fedele nei secoli al senso dello Stato e al motto di coloro che diedero la vita per il paese. Obbedimmo. Nel quarantesimo della morte, una mostra racconta i momenti più importanti della vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un racconto che è la storia di anni drammatici dell'Italia. Nella Casa dei Carabinieri, il loro museo storico, in Piazza Risorgimento, a Roma, dal 6 settembre al 6 novembre. Per non dimenticare chi ha dato la vita per la nazione, dalla famosa carica di Pastrengo ai giorni nostri.